Siamo con mister Papallo del Monasterace. Allora mister, una partita, beh, forse non doveva essere questa la partita da cui passava la salvezza del Monasterace, anche se voi ci avete tentato. Io in Radio Cronaca ho detto che è stata una partita per certi aspetti un po' bruttarella, ma forse anche per merito della tua squadra, che ha fatto un buon pressing e ha obbligato spesso e volentieri al Brancalone di giocare con affanno. Sì, l'analisi mi trova d'accordo. È stata una partita, come ho detto anche nell'intervallo ai ragazzi, che si sarebbe snodata su più livelli. Noi abbiamo avuto un approccio sbagliato, un approccio pessimo che ci è costato un 1-2, abbiamo preso due gol nei primi 20 minuti per un approccio sbagliato proprio mentale dei ragazzi. Dopodiché abbiamo sistemato da un punto di vista delle distanze, del pressing, della copertura degli spazi, tutto quello che era necessario per riprendere terreno e poter impostare un pochettino la partita. Siamo andati bene nella fase di interdizione della copertura, dicevamo, degli spazi, ma poi siamo venuti meno poi nella fase conclusiva, perché ci è mancata un pochettino la forza negli ultimi 30 metri di pungere e di fare quantomeno il primo gol che avrebbe riaperto la partita. Però giustamente incontravamo anche la terza della classe sul proprio terreno, una squadra molto esperta, molto compatta, che non scopro certo io oggi, e quindi una sconfitta che da tabella ci poteva anche stare. Prendiamo quello che di buono è stato fatto, andremo a lavorare su quello che meno bene ci ha visti un attimino colpevoli, però pensiamo alla prossima, insomma, con serenità, e vediamo poi dove arriveremo. Questo non cambia nulla sul ruolino di marcia in questa ottica salvezza, che nell'ultimo periodo, l'abbiamo detto anche in commento nel programma radiofonico, che la tua squadra sta facendo, perché si è ripreso ormai in piena bagarre play-out, quindi il vostro obiettivo a questo punto è quello di raggiungere la posizione più comoda per disputare magari play-out anche in casa. Sì, sicuramente. Noi ribadisco sempre lo stesso concetto: noi abbiamo fatto un girone d'andata dove abbiamo perso tantissimo terreno, tre o quattro punti avrebbero fatto adesso un pochettino più la differenza, però siamo in piena corsa per un buon piazzamento nella griglia play-out. Ovviamente non dobbiamo cullarci nemmeno di questo, perché dobbiamo sempre essere umili, stare con i piedi per terra e non abbassare la guardia su chi sta dietro, però sicuramente se andiamo a valutare la situazione attuale rispetto a un mesetto e mezzo fa, quindi alla chiusura del girone d'andata, sicuramente una situazione molto più tra virgolette dico rosea, nel senso che siamo in piena corsa insieme agli altri per giocarci un piazzamento importante nella griglia play-out, o comunque, visto che non c'è una grandissima differenza, se dovessimo avere la fortuna di fare qualche risultato positivo anche fuori casa, perché adesso quello che vorrei sottolineare è che inizia una serie di scontri diretti dove fondamentalmente squadre che i punti valgono doppio, quindi se sei un pochettino fortunato puoi addirittura tirarti fuori. Se poi non saremo bravi, prenderemo ciò che verrà. Grazie a mister Papallo. Grazie a voi.